Salve a tutti e bentornati su StarCast, io sono Sangler e oggi andrò a commentare un'altra partita di StarCraft 2, ma prima ancora di tuffarci nella Valle Sepolta per commentare questo Zerg contro Protoss, voglio parlarvi un attimo di quello che succederà questa settimana, perché è un'altra settimana ricca di eventi per quanto riguarda gli esports italiani. Infatti, già cominciando con martedì 26 giugno alle ore 21, abbiamo la finalissima della ICC Clan Fight, la ICC Cup, che vedrà protagonisti il team Inferno contro il team Old School Clan, due dei top team italiani, si batteranno per la supremazia in questa team fight. Ma non finisce qui, perché sabato 30 giugno il team Firecraft è riuscito in una magia, non so come abbiano fatto, ma sono riusciti a contattare e a convincere il team Dream Team Gaming in Corea a sfidarsi contro la nostra nazionale italiana. Infatti sabato 30 giugno ci sarà il Lineup Italy contro il Dream Team Corea. Non volete assolutamente perdervi questo evento storico, può essere la chiave di volta davvero per gli esport italiani, potrebbe davvero segnare una collaborazione meravigliosa tra Italia e Corea per quanto riguarda StarCraft 2, quindi non perdetevelo. Entrambi gli eventi saranno sul canale Twitch di Vasa, potete trovare direttamente sul sito vasacast.com il plugin per il suo Twitch, oppure potete andare direttamente su twitch.tv/vasa83 e seguirvi tutte le partite. Vi raccomando assolutamente di farlo, perché saranno entrambi degli eventi meravigliosi, interessantissimi. So di certo che io ho cancellato tutti i miei impegni, ho comprato abbastanza popcorn, ho comprato della birra, delle ottime bibite fresche e mi godrò quei match come se non ci fosse un domani. Ma abbastanza con queste chiacchiere che sono importantissime per carità, ma noi qui siamo a commentare una partita, ancora non ho nemmeno introdotto i giocatori. Dicevo, la mappa è Valle Sepolta, nell'angolo in alto a sinistra abbiamo per il team Millennium Lalouche. Lalouche che è un giocatore svedese, al momento è rank 162. Nella Lega Grandmaster sui server nordamericani. Non è inusuale che un giocatore europeo comunque giochi sui server nordamericani. Noi abbiamo pure il nostro The Train che lo fa. Credo anche altri tra i nostri giocatori italiani lo facciano, anzi ne sono abbastanza sicuro. Però non voglio dire scemenze, quindi non farò nomi. In ogni caso, Lalouche finora non ha giocato moltissimo nella stagione 8, infatti ha solo 3 vittorie e 2 sconfitte per una percentuale di vittoria del 60%. Diciamo che Lalouche è stato più famoso nella beta e nelle primissime stagioni di StarCraft 2 piuttosto che ultimamente. Infatti ultimamente non ha praticamente partecipato nemmeno a tornei maggiori, ma nelle prime fasi della, di StarCraft 2 è riuscito addirittura a vincere l'APL alla seconda stagione, e insomma non è male. Qua già vediamo Lalouche riesce a piazzare la sua espansione a 15, perché Baby Knight, che è il suo avversario, ora ne parlerò tra un momento, è andato a scoutare prima questa posizione che era quella sbagliata. Se fosse arrivato in tempo avrebbe potuto bloccarla con un pilone, ma ormai è troppo tardi. In ogni caso, Baby Knight del team Absolute Legends è un ex giocatore di Dota. Già è molto interessante che non sia andato per la più standard forgia Fast Expand, quindi dove si mette un pilone all'ingresso della rampa prima della seconda base, si piazza giù una forgia, poi ci si espande e poi giù un cannone e un portale, o un portale e un cannone, a volte anche prima del Nexus, dipende dall'aggressività del giocatore Zerg. In ogni caso, Baby Knight per il team Absolute Legends è un giocatore danese molto giovane, ha solo 20 anni. Ex giocatore professionista di Dota 2, qua sembra che comunque Baby Knight abbia preferito andare per un semplice One Gate Expand piuttosto che la Forge, ma è strano che non abbia murato la parte esterna in ogni caso. Non l'abbiamo mai visto tornei maggiori finora, però ha deciso di dedicarsi completamente a StarCraft 2. Da ex giocatore di Dota uno si aspetterebbe che poi andasse a giocare come giocatore professionista di Dota 2, invece ha deciso di mettere da parte la propria carriera di giocatore di Dota per giocare a StarCraft 2, e posso solo fargli i miei complimenti, perché per quanto mi riguarda i MOBA sono abbastanza noiosi da guardare. Capisco che semplicemente è perché non li capisco e non ci ho mai giocato, ma preferisco di gran lunga StarCraft 2, ma questa è solo la mia opinione che non importa a nessuno. Qua già vediamo il primo Stalker da parte di Baby Knight, si avventura nelle terre Zerg per andare a fare qualche danno, riesce addirittura a prendere un Overlord. Quindi se diamo un'occhiata alla tabella e l'unità persa, già Baby Lalouche ha perso due Zergling e un Overlord, questo lo pone abbastanza indietro. Quest'altro Overlord si trova qui in posizione per vedere se qualcosa dovesse passare da queste parti. Quest'altro Overlord controlla la terza espansione. Come abbiamo visto, questi due giocatori sono andati per un opening che direi che è l'opening standard di qualche tempo fa, perché da un po' di tempo a questa parte i giocatori Protoss vanno quasi sempre per la Forge Fast Expand. Citando Naniwa dice go Forge Fast Expand or die trying, quindi o provate a fare la forgia o se non ci riuscite morite nel tentativo, mentre i giocatori Protoss cercano sempre di bloccare l'espansione del giocatore Zerg. Ma in questo caso Lalouche è stato completamente indisturbato, sta addirittura prendendo la terza.
Qua vediamo già una piccola variazione che non vediamo molto spesso e non capisco perché. Giocatore Protoss, Baby Knight, decide di andare per allucinazione, per andare a fare dello scouting, senza dubbio. È una spell che secondo me i giocatori Protoss dovrebbero prendere più spesso, perché dà veramente delle informazioni di scouting gratis. Solo per dell'energia di queste sentinelle si può creare una finta fenice che va a scoutare l'intera base del giocatore Zerg, che al di là delle regine nelle prime fasi della partita non ha niente per ucciderla. Quindi se si decide di ritardare la propria fabbrica robotica e quindi ritardare il proprio osservatore, si può andare facilmente esatto per queste due fenici che andranno a scoutare. Nel frattempo questo Overlord entra per cercare di vedere qualcosa proprio al minuto 7.30 o 8, è quando il giocatore Protoss metterebbe giù la propria tech, ma questo Overlord al momento non vede nulla perché Baby Knight sta ritardando la propria tech, avrebbe abbastanza gas per metterla giù, ma forse stava proprio aspettando questo, intanto prende un più uno. E qua la Lush non si sente abbastanza sicuro, oppure vorrà essere un po' aggressivo, sta prendendo delle roach, qua la Lush sa benissimo che queste fenici sono finte. Se vi chiedete come fa a saperlo è perché, primo, prendono tantissimo danno dalle regine, prendono molto più danno le unità allucinate, prendono più danno delle unità normali, ma soprattutto perché queste fenici, sparando agli Overlord, non fanno assolutamente alcun danno. Qua vediamo la fabbrica robotica adesso finalmente per Baby Knight va giù, aggiunge altri portali, sembra che stia andando qui per un timing, o se non per andare alla propria terza base, niente, scherzavo perché sta già prendendo la terza base, quindi sono incredibilmente cieco quest'oggi. Sta prendendo la propria terza base, butta giù le rocce molto furbamente perché, dato che gli Zergling sono molto veloci, avere queste rocce qui sarebbe proprio più di fastidio che altro per il giocatore Protoss, che per difendere le proprie basi dovrebbe fare tutto il giro al di fuori della propria porta. Mentre buttandole giù può semplicemente passare questo piccolo ponte. Il giocatore Zerg ancora ha le proprie rocce qua sopra, non sarei stupito di vederle distruggere anche lui, ma il giocatore Zerg ha creato queste rocce che al momento, stando qui ferme, inutili, sarebbero potuti essere droni, ma evidentemente la Lush non si sentiva abbastanza sicura. Adesso sta dronando come un pazzo, sta addirittura prendendo un pinnacolo. Questo è uno stile di Zerg contro Protoss che abbiamo visto sempre più spesso ultimamente. I giocatori Zerg ormai prediligono le mutalische alle idralische contro i giocatori Protoss, a volte preferirebbero anche usare gli infestatori invece che le mutalische, quindi le scelte di solito sono appunto tra infestatori e mutalische. In questo caso la Lush decide di andare per le mutalische, e voglio ricordare che i giocatori Protoss sono fortissimi, il loro punto di forza maggiore è quando hanno la loro armata completamente compatta che viene a bussarti alla porta. Nel frattempo qua due zeloti allucinati, non so perché abbia deciso di allucinare degli zeloti per andare a fare dello scouting, che sono le unità tra le più lente del gioco, ovviamente parlo di unità effettive, unità di attacco. Un'altra finisce per andare a scoutare, probabilmente riuscirà a vedere il pinnacolo, infatti avrete potuto vedere tutti i waypoint, tutti i comandi accodati per quella finisce, non so che fine abbia fatto, starà andando a scoutare comunque. La Lush decide di aprirsi queste altre vie di accesso, buttando giù quelle rocce, probabilmente appunto grazie ai suoi Zergling vuole essere in grado di prendere i colossi, perché quando il giocatore Protoss si muove con i propri colossi può sfruttare queste alture bloccate dalle rocce per tenerli al sicuro, ma la Lush pensa e progetta a lungo termine, le butta direttamente giù, quindi i colossi non potrebbero chitarli facilmente. Qui ci sono altre fenici che vanno a scoutare, ancora non so se ha visto il pinnacolo, e lo vede esattamente in questo minuto, vede proprio che è finito, quindi vede anche il tempismo di quel pinnacolo, quindi ha cancellato qualcosa, non so che cosa, probabilmente si appresterà a buttare giù dei cannoni nelle linee minerarie e immediatamente un archivio dei templari. Vedremo se deciderà di andare per la Storm o semplicemente per morfare degli arconti. Ancora questi due giocatori stanno essendo molto passivi, il giocatore Zerg sta addirittura prendendo una base 4 e una base 5, quindi si espande doppiamente. Non posso biasimarlo, ha visto che il giocatore Protoss ha preso la terza, ma soprattutto sta andando per le delle mutalisca, 10 sono appena spuntate. E come dicevo, le mutalische sono l'incubo dei giocatori Protoss, che come accennavo prima amano tenere la loro armata in un'unica palla della morte, in un'unica palla demolitrice, dato che è proprio quella la loro forza quando hanno tutte le loro unità compatte che vengono a bussarti alla propria porta. Mentre qua la Lush prende un'altra espansione, la Lush sta uscendo pazzo con le proprie espansioni. Già adoro il suo stile perché a me piace giocare macro. E dicevo, queste mutalische entrando nella base del giocatore Protoss costringono il giocatore Protoss a tenere la propria armata all'interno della base, e quindi il giocatore Zerg, andando per le mutalische, ha immediatamente map control totale dell'intera mappa, affinché il giocatore Protoss non riesce a trovare un modo per gestirle, come appunto dei cannoni o delle finisce stesse. Ma qua vediamo già le mutalische cominciano ad arrassare, ma il blink è già pronto per Baby Knight, che comunque non ha abbastanza stalker per
gestire queste mutalische che potrebbero facilmente andare direttamente per lo snap di queste sentinelle, ed è proprio quello che stanno andando a fare. Non riescono a prendere neanche una, però, perché la Lush vuole essere abbastanza, come si dice, abbastanza careful, mi sfugge il nome, il termine italiano, perché questa mattina mi sono svegliato completamente instupidito dal caldo. Vuole essere lasciamo stare, non vuole perderle, ecco quello che cercavo di dire, non vuole perdere danno eccessivo dagli stalker, quindi andare per le sentinelle sarebbe una gran bella cosa, ma aspetta i rinforzi adesso con questa con questo stormo di mutalische che cresce sempre più di numero. Potrebbe adesso facilmente andare per lo snap a queste sentinelle, probabilmente prenderebbe un paio di mutalische, ma se me lo chiedete, perdere qualche mutalisca per prendere tutte queste sentinelle ne vale sicuramente la pena. Nel frattempo abbiamo visto Baby Knight andare per la Storm, infatti già alla Storm gli Alti Templari ce ne sono, ce n'è già qualcuno nel campo di battaglia, vediamo che ce ne sono 9. 9 è un bel numero, anzi non mi aspettavo di vederne così tanti, e quindi già stanno lì a recuperare quell'energia per lanciare la Storm. E come avevo accennato in qualche video fa, le mutalische sono molto suscettibili alla Storm, non tanto perché prendono il danno diretto, perché essendo molto veloci sono appunto ratte a scappare dalla Storm, ma in quel caso, in quel modo, castando la Storm sotto le mutalische, si possono costringere a si può costringere le mutalisca a spostarle dove non vorrebbero andare, come ad esempio tra le braccia di questi stalker e queste sentinelle. Queste mutalisca stanno cercando angoli di attacco favorevoli, ma finora non ne hanno trovati. Finora ingaggiano sempre l'armata del giocatore Protoss, ma qui ci sono i primi altri templari. La Storm va immediatamente giù su queste mutalisca. Potete guardare, la Lush non è stata per nulla veloce a muoverle. Infatti tutte le mutalisca adesso sono nella parte gialla, se non addirittura arancione, della propria vita, mentre il mio mouse impazzisce. Qua vediamo giù altri spine crawler da parte di la Lush per bloccare l'armata di terra. Questo è uno stile che ultimamente fa parte del metagame del Zerg contro Protoss. I giocatori Zerg hanno bisogno di tutti questi impalatori messi al centro della mappa per rallentare l'avanzata dell'armata Protoss, che in questo momento sta essendo veramente spaventosa, ma sembra addirittura che Baby Knight voglia andare per una quarta base, quindi se questo non è un macro game non so che cosa lo sia. Abbiamo la luce su 1, 2, 3, 4, 5, 6 basi, tutte che raccolgono quantomeno il gas, tranne questa che comunque, come vedete adesso, proprio sta essendo sta ricevendo dei droni trasferiti probabilmente dalla base principale. Se diamo un'occhiata alla tabella delle entrate, la Lush ha 90 droni, forse addirittura un po' eccessivo, ma al momento la sua armata non è particolarmente terrificante. I feedback sugli infestatori li fanno esplodere tutti immediatamente. Questi roccio ormai sono carne da macello. Le mutalische provano ad andare per l'assalto, ma il Nexus è costretto a essere cancellato perché il danno ad area delle mutalische, quei proiettili rimbalzanti, avrebbero potuto prenderlo giù. Questi stalker adesso le scacciano via a paura di altre storm, ma non ci sono più alti templari in questa armata, sono tutti stati morfati in arconti. Ma se adesso si avvicina a questa parte ci sono degli altri alti templari, degli altri alti templari, questo è quasi un altro scioglilingua, e potrebbero fare un'altra storm e prendere immediatamente tutte giù. Teniamo d'occhio la vita di queste mutalische che sono tutte pericolosamente vicine alla morte. Torniamo alla tabella di produzione, vediamo che la Lush sta prendendo un secondo pinnacolo, e se vi chiedete perché, è perché ha preso l'alveare, quindi questo pinnacolo, appena finito l'upgrade, andrà immediatamente per un pinnacolo maggiore, e questo pinnacolo servirà per gli upgrade, e quindi avremo dei Broodlord, dei Patriarchi per la Lush, Broodlord Infestor, la composizione late game preferita dagli Zerg contro i Protoss in questi ultimi tempi. Il Protoss, l'unica speranza che ha di gestire quella composition è proprio prendere un faro della flotta e andare per una nave madre, e sperare di riuscire a beccare il vortice perfetto per succhiarsi dentro tutti quei patriarchi e poi infilarci dentro anche gli arconti e creare la cosiddetta Archon Toilet, ovvero dove si crea questo, scusate il termine, buco del cesso che è il vortice, e dove tutte le unità Zerg sperano di non finire mai, ma il giocatore Proto spera di farle andare. Altri feedback vanno giù sugli infestatori, tolgono tutta l'energia ma purtroppo non riescono a shottarli. Alcune Fangal vanno giù, ma queste unità non so cosa stiano facendo qua dietro, non ingaggiano. La Lush sta un po' perdendo il controllo delle proprie unità, arrivano le mutalisca, arrivano i Zerg nel fronte, ma questi cannoni, questi stalker, se diamo un'occhiata alla tabella delle unità perse, il giocatore Protoss è nettamente in vantaggio, è praticamente a senso unico la battaglia finora. Se diamo un'occhiata alle entrate, però, il giocatore Zerg è decisamente sopra, sono 90 droni, sono tantissimi, forse addirittura troppi, stanno cominciando a far male alla propria supply dell'armata. Adesso la Lush decide di andare per delle idrelische che non vediamo molto spesso ultimamente in Zerg contro Protoss, proprio per i colossi, ma non vediamo colossi in questa armata, quindi la Lush spera forse di poter aggiungere del DPS alla propria armata. Qui vediamo una piccola armata di Changeling che andrà strisciando
verso la base del Protoss, mentre la Lush prende altre basi. La Lush sta uscendo completamente pazzo, da 20 minuti ha già l'intera propria metà della mappa, e mentre il giocatore Protoss è su 4 basi, ma il giocatore Protoss su 4 basi è veramente una forza che fa paura. Vediamo adesso, va addirittura per gli scudi Protoss, un upgrade che non vediamo molto spesso. La nave madre sta arrivando, dov'è? È proprio qui, in questo Nexus, sta venendo evocata in questo Nexus. Qui un altro templare rimane sulle linee minerarie per proteggerle, un altro templare qui, sono tutti a protezione per quelle mutalische. Mi piace tantissimo questo da parte di Baby Knight, c'è un altro templare in ogni linea mineraria, ma qui mi sto perdendo uno scontro maggiore. Le storm vanno giù sulle Hydralisk, ed è un altro motivo per cui le Hydralisk non vanno tanto bene contro Protoss, perché le storm le mangiano vive. Le Hydralisk hanno pochissimi HP, una storm completa su una Hydralisk potrebbe addirittura farla fuori immediatamente. Se l'Hydralisk non si muove, la prende in pieno. Questa armata Protoss è pesantissima, però sugli Stalker è molto leggera. Per quanto riguarda gli Arconti, servono più Arconti. Adesso il giocatore Protoss sta cercando di andare per lo snipe a quest'altra Acheri, mentre il giocatore Zerg prova a muovere questi impalatori, che a questo punto sembrano solo delle, non lo so che cosa, degli idioti che si muovono. Ma altre storm arrivano sull'armata, l'Arconte va lì per cercare di finirle. Ma come dicevo, questi spine crawler, questi impalatori, queste spine, o che dir si voglia, sono qui per questo alto templare. Non so cosa stia facendo, ha provato a fare dei feedback su i custodi, ne ha fatti un paio, ma sullo stesso, quindi sfortunatamente non è riuscito a fare nulla. Dicevo, questi impalatori sono proprio per rallentare l'armata del giocatore Protoss, mentre il giocatore Zerg riesce ad arrivare a quel tier 3 che tanto gli serve. Ma i Broodlord ancora non sono in produzione, non ha nemmeno il grande pinnacolo, il pinnacolo maggiore, quindi non so che cosa stia facendo. Decide di stare, di rimanere con Roach e Idre e Infestatori. Le Fangal vanno giù e sono anche molto buone, ma c'è semplicemente troppa armata. Gli upgrade sono troppo buoni per il giocatore Protoss, è già il più 3 all'attacco e il più 1 alla difesa. Sta anche prendendo il più 1 agli scudi, mentre per il giocatore Zerg stiamo, per esempio, per gli Zergling, se riuscissi a cliccare su uno al 2-2, mentre per l'unità a distanza siamo al 2-1, quindi gli upgrade sono nettamente in favore del giocatore Protoss, che addirittura adesso prende quegli altri infestatori. Se diamo un'altra occhiata alla tabella delle unità perse, il giocatore Protoss è decisamente in vantaggissimo. Ma non dovete dimenticare che la Lush ha basi ovunque, ha un income incredibile, può star lì a scambiare armi, a tradare armi col giocatore Protoss quanto vuole, ed è proprio quello che deve fare, quello che fanno molti giocatori Zerg ultimamente. Stanno lì a scambiarsi le armate. Se il giocatore Protoss perde qualche unità è un grave colpo per lui, perché sono tutte unità molto costose, mentre se il giocatore Zerg perde anche la propria intera armata, può rimaxare fino a 200 in pochissimi istanti, basta che abbia abbastanza larve. Se guardiamo la tabella di unità, ha 100 droni adesso, ma è pazzo completo. 100 droni sono decisamente troppo, ma forse decide di andare per uno stile semplicemente macro, vuole semplicemente far morire di nani proprio avversario. Intanto questo altro ingaggiamento, le Storm distruggono l'intera armata, alcune Fangal sono buone, ma ancora una volta la Lush perde l'intera armata. Adesso la nave madre è qui e sembra che la Lush non abbia una risposta, deve trovare il modo di switchare su unità aerea, ha bisogno di corruttori per prendere giù questa nave madre, che sta essendo veramente pericolosissima, non solo perché rende invisibili le unità sotto, che comunque possono essere spottate da questi individuatori, ma più che altro per l'energia che sta accumulando, il mass recall, il richiamo di massa. Se queste unità dovessero trovarsi in una posizione che non gli è piacevole, potrebbe richiamarle tutte in sicurezza, ma soprattutto il vortice che succhia in sé tutte le unità Zerg, e che poi verrebbero immediatamente disintegrate dallo splash damage degli Arconti. In questo momento non vediamo morti Arconti in questa armata, preferisce tenerli come alti templari per lanciare Storm, e direi molto furbamente, perché l'avversario sta continuando ad andare per Roccia Idra. Non capisco questa testardaggine di Lalush, che dovrebbe secondo me switchare tech, ma altre Fangal vanno giù, altri Storm vanno giù. L'ingaggio ancora una volta è decisamente in favore di Baby Knight, che sembra che stia a questo punto giocando con Lalush. Non so di Lalush che cosa stia cercando di fare con tutte queste basi, con tutti quei droni. Torniamo a guardare i droni, sono sempre 100, ma non ha armata. Se diamo un'occhiata alla tabella dell'armata, i rifornimenti dell'armata sono decisamente in favore di Baby Knight. È vero che i rifornimenti dei lavoratori sono in favore di Lalush, ma non gli serviranno i lavoratori in un ingaggio diretto, ha bisogno di armata. Adesso queste armate Protoss continuano a muoversi, a distruggere un Acheri qui, un Acheri lì, continueranno a buttarle giù finché non ne rimarrà nemmeno una. Lalush sta cadendo indietro nella tech, se volete la mia opinione, è un alveare, ma ancora non l'ha usato nemmeno per il più 3 più 3 o per le ghiandole surrenali, quindi non so che cosa gli sia servito questo alveare. Penso che sia stata solo una dimenticanza, se non addirittura una scelta sbagliata da parte di Lalush. Adesso ci sono gli Arconti, e questo vuol dire che se la Mothership riesce a far andare giù quel vortice, non so nemmeno dove sia finita la Mothership, ma non importa in questo momento. Qua ci sono altre piccole schermaglie, ma il giocatore Zerg è decisamente con le spalle al muro, sta perdendo in continuazione tutte le proprie unità. Adesso Baby Knight è maxato e continua a mettere in banca migliaia di dollari. Altre Fangal vanno giù, ma gli infestatori sul fronte vengono distrutti immediatamente. Un infestatore terra va giù, ma non ha che cosa fare. Una piccola hit squad di Stalkers, una task force, va a distruggere questa base, mentre il resto dell'esercito continua a muoversi per tenere il giocatore Zerg fermo nella propria base. Non so cosa stia facendo con altre Roach,
Adesso il più 3 all'armatura, ma non il più 3 all'attacco. Un piccolo contrattacco da parte di questi Zerglin. Proveranno ad andare per questa base, ma ci sono già abbastanza cannoni per difenderla. Il giocatore Portos continua ad avere a questo punto il map control che gli permette di tenere il giocatore Zerg chiuso nella propria base. Un giocatore Zerg chiuso nella propria base non è mai un giocatore Zerg felice. Questi droni adesso hanno capito che forse sono in sovrappopolazione. In sovrappopolamento, ce ne sono troppi. E finalmente decide di sacrificarsi cercando di fare qualche danno. Riusciranno a prendere addirittura qualche stalker. Stanno tankando perfettamente il danno per questo Roach. Ma in ogni caso, Baby Knight può rimpiazzare quegli stalker con delle unità più, più efficaci a questo punto. Come appunto altri alti templari, ancora non riesco a dirlo, per morfarli in altri arconti o per tenerli per le storm. Ancora non capisco questa composizione di Lelouch che è così testardamente bloccato su Roach e Ling, fino a poco fa Hydra, e sugli infestatori. Direi proprio che deve andare immediatamente per un altro tipo di tech. Direi che i Broodlord sono quello che gli serve. Sì, voi mi chiederete, ma i Stalker possono blinkare la storm sui lavoratori? È qualcosa che io non vorrei vedere mai. Questo mi fa malissimo dagli occhi. Tutti questi lavoratori vanno giù. Se diamo un'occhiata alla tabella, l'unità uccisa, ci sono 53 lavoratori, ma Lelouch ne ha ancora 60. Quindi direi proprio che Lelouch è stato fin troppo avido in questa partita, ha dronato troppo, aveva troppi lavoratori, non abbastanza armata. Adesso sta provando ad andare forse per un base trade, va a cercare di negare la sesta espansione per Baby Knight, ma Baby Knight ha già quell'intero proprio esercito grazie al Mastery Call, come dicevo prima, Mastery Call della nuova madre che richiama l'intero esercito. Quindi Baby Knight è perfettamente in posizione per difendersi da quest'altro attacco. Le storm vanno giù sui Roach e i Roach sono abbastanza resistenti contro le storm, ma quando ci sono così tante unità, persino le storm vanno benissimo contro i Roach. Questi infestatori provano a lanciare qualche fangal per garantire la ritirata di questa armata, ma Roach è infestor, è decisamente più lento di un'armata composta da Stalker e Arconti, che sono tra le unità più veloci a piedi del gioco, ovviamente dopo gli Zergling e dopo non so che altro. In questo momento mi sfugge, ma sono decisamente molto veloci. Finalmente una piccola vittoria per Lelouch, che riesce a prendere qualche unità, ma arriva il resto dell'esercito del giocatore Protoss, che forse andrà a dare il colpo di grazia a questo punto al giocatore Zerg. Altre fangal vanno giù, ma a questo punto non sono abbastanza. Il giocatore Zerg dovrebbe arretrare al sicuro ai propri impalatori. Questo impalatore addirittura non è nemmeno piantato a terra. Altre fangal vanno giù, altre idre, altri roci. Io proprio non capisco Lelouch quale fosse stato il suo ragionamento in questa partita. La nave madre è di nuovo qui, e questa volta non c'è nemmeno un individuatore per il giocatore Zerg, quindi non può nemmeno vedere tutte queste unità occultate. Sembra proprio che il giocatore Zerg stia finendo le proprie opzioni. È senza minerali nella base principale, ha pochissimi minerali all'espansione, pochissimi alla terza, e sta minando praticamente solo da una base, mentre il giocatore Proto sta ancora raccogliendo un po' di minerali dalla terza, un bel po' di minerali dalla quarta, e ha la quinta base e la sesta base che sono perfettamente funzionanti. Quindi decisamente, se guardiamo l'incam, è decisamente e pesantemente in favore del giocatore Proto. Se non vedo proprio adesso come il giocatore Zerg possa riuscire a rientrare in questa partita. Sta adesso ricercando un rientramento, mentre altre storm vanno giù su questi Roach, su questi infestatori. Feedback anche sugli infestatori, su un infestatore che ha full energy, basta un feedback per essere ucciso. Altri terreni infestati vanno giù per tankare un po' di danno, per fare un altro po', ma la micro di Baby Knight continua a essere troppo per il giocatore Zerg. Anche la macro di Baby Knight a questo punto è troppo per il giocatore Zerg, che non capisco ancora che cosa abbia voluto fare senza prendere il grande pinnacolo. Ha preso due pinnacoli, ma ha smesso immediatamente la produzione di Mutalisk. Non ha mai prodotto corruttori, non ha mai prodotto ovviamente patriarchi, dato che non aveva quel pinnacolo maggiore. Adesso si trova letteralmente con le spalle al muro e lascia la partita senza nemmeno un GG. Wow, Lelouch, da te non me lo aspettavo, il rage quit di Lelouch. Ma direi, Lelouch, non hai che rage quittare, perché se c'è qualcuno che ha fatto errori in questa partita sei stato proprio tu. Io voglio fare notare che questa partita non faceva parte del Red Bull Battlegrounds, ma era semplicemente un match di Battle.net che mi era stato raccomandato dicendo che era una partita veramente interessante. E devo dire che è stata una partita interessante, nel senso che abbiamo visto dei netti errori, se me lo chiedete. Io non sono adesso un esperto, sì, gioco Zerg, ma sono in Lega Brontulo, quindi non posso essere certo lì a criticare i pro gamer. Ma se mi chiedete se chiedete la mia opinione, devo dire proprio che Lelouch ha fatto un errore enorme a non prendere il grande pinnacolo, a rimanere testardamente su Roach, Hydra e infestatori contro un'armata Protoss di late game. È vero che il Protoss non è mai andato per dei colossi, ma aveva quegli arconti e aveva gli immortali, aveva miliardi di stalker, aveva addirittura la nave madre che con quel Mastery Call ha persino evitato il base trade. Questo è perché, come dicevo, la nave madre non può rimanere in vita per un giocatore Zerg che ha bisogno di quella mobilità per riuscire a fare i contrattacchi di cui ha bisogno la nave madre, che rimane difensiva nella base. È un grandissimo strumento per il giocatore Protoss, che può richiamare l'intero proprio esercito sotto di lei proprio con questa spell chiamata richiamo di massa.
In ogni caso, io ripeto, Lalouche, secondo me, è stato lui a effettuare gli errori in questa partita. Baby Knight ha giocato perfettamente, ha capito benissimo che il proprio avversario testardamente sarebbe rimasto su Roach, Infestor e Hydre, non è mai andato per dei colossi, anche se l'avrebbero potuto aiutare, ha preferito tenere degli immortali, è andato per gli Arconti e per gli Alti Templari, sapendo benissimo che non ci sarebbero stati dei Broodlord ancora per un bel po' di tempo, nonostante ci fossero stati due pinnacoli, davvero due pinnacoli, non riesco a capire cosa passasse per la mente di Lalouche se non andava per uno stile pesante sull'aria. Non penso che due pinnacoli valgano la pena solo per le 20 mutalische che ha fatto all'inizio. In ogni caso, io non ho più niente da dire per quanto riguarda questa partita, se non che davvero abbiamo visto cosa non fare possibilmente da Zerg contro Protoss in late game. Vi ricordo ancora una volta, martedì 26 ore 21 vasacast.com e sabato 30 giugno vasacast.com, anche lì non perdetevi questi due eventi che sono enormi, meravigliosi, grandissimi, io sarò lì a godermeli, spero di incontrarvi lì, popcorn, birre, vi direi offro io, ma offro io spiritualmente. Ci vediamo domani sera quindi a quegli eventi, domani altri video, ritorneremo su Red Bull Battlegrounds. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, sono Sangler e alla prossima.